In alcuni giochi è frustrante dover sempre essere quello debole e bullizzato da tutti, che piano piano diventa ultrapotente, un po' come Sora in Kingdom Hearts. Quelli dell'organizzazione 13 sono sicuramente fighi e spaccaculi, ma lui... cioè, lui per salvare il mondo e i suoi amici va a ballare su Atlantica con i pesci. Se anche voi siete stufi di tutto ciò, allora vi consiglio assolutamente di vedere il video di oggi dove parleremo di alcuni personaggi cazzuti come pochi nel mondo dei videogiochi. Se siete seduti o sdraiati o seduraiati, allora partiamo. Vampyr. Cominciamo con qualcosa di semplice ma che vi consiglio di giocare se potete recuperare. Parlo di Vampyr. All'uscita l'ho preso in mano e mi era piaciuto molto, ma sfortunatamente a causa del tempo non l'ho mai finito. Una cosa però mi ricordo, il senso di forza dall'utilizzare il personaggio. All'inizio può sembrare un po' normale, ma poi quando si comincia a prendere la mano con i controlli e le varie abilità, diventa tutto sbrilluccicoso. Questo gioco è stato creato dallo stesso studio di Life is Strange, che ha provato ad entrare in un mondo per loro ancora abbastanza ignoto, creando un prodotto molto buono comunque. Dovrete vestire i panni di un dottore di nome Jonathan Reid, che non si sa per quale motivo è stato trasformato in un vampiro con tutto ciò che ne consegue. Invisibilità, teletrasporto, armi di sangue, capacità di succhiare il sangue e paralizzare e tante altre cose che solo i vampiri possono fare. Azura's Wrath. Questo, signori e signore, è uno dei giochi più sottovalutati a mio parere. I voti ai tempi dell'uscita erano bassi, davvero bassi. Play Generation non superava i 7 addirittura, se non ricordo male, ma correggetemi se sbaglio. Non si sa come però adesso si possono vedere votazioni migliori, addirittura alcuni sfiorano i 9 su 10. Perché? Ma chi lo sa. So soltanto che non ha venduto abbastanza e la collaborazione tra Capcom e CyberConnect è andata a farsi benedire. Avesse avuto più successo sarebbe stato un franchise spaccamascella. A mio parere era spettacolare. La mitologia asiatica, in particolare quella che riguarda l'induismo e il buddismo, sono fusi con la fantascienza più totale, per insegnare un po' di cose ai giovani come me in modo anche sanguinoso. La trama è davvero intrigante. Azura è un semidio tradito dai suoi stessi compagni. Lo avevano accusato di aver ucciso l'imperatore e fatto altre cose cattive. Insomma, non soltanto lo hanno malmenato di brutto, ma hanno anche ucciso sua moglie. Dopo essere morto una volta, ritorna in vita 12.000 anni più tardi, intento a vendicarsi, distruggendo chiunque sulla sua strada, utilizzando il potere della rabbia più assoluta. Da lì sarete dei veri semidei in grado di annientare cose più grandi anche della Terra e dovrete premere così tante volte un tasto sul controller da dovervi comprare un pollice di riserva, o chiedere aiuto ai parenti. Il gameplay è semplice e veloce ed è proprio il fulcro del gioco, che vi invoglierà a continuare fino alla fine, oltre alla storia ovviamente. Hulk Ultimate Destruction. Ecco un altro gioco molto sottovalutato. Dovevo chiamare la classifica dei sottovalutati. Comunque qua, signori e signore, abbiamo uno dei giochi più belli di Hulk mai usciti in the world. Era per PS2, sapete, no? Quella console che ha venduto un paio di unità, niente di eccezionale. Ovviamente scherzo. Avete mai sognato di spaccare un camion e creare dei guantoni giganti con cui menare i cattivi? Oppure utilizzare dei missili per creare lanciarazzi in un tripudio di distruzione totale? Allora è il gioco che fa per voi. La trama non è proprio chissà che e non sto nemmeno qua a raccontarvela. Ma il fulcro di tutto è il gameplay esagerato. Hulk potrà mano a mano sbloccare varie abilità e mosse che serviranno nel corso del gioco. Alcune quasi obbligatorie per battere certi boss come Abominio. Le cose da fare non sono troppo complesse, a volte ci sarà da distruggere un determinato numero di cose, altre volte raggiungere una zona specifica della mappa andando quindi dal punto A al punto B, ma vi assicuro che vi divertirete a farlo. Se potete recuperarlo in qualche modo ve lo consiglio assolutamente. Non avendo la memory card, che ai tempi della PS2 costava quasi quanto un rene, facevo sessioni da 8-10 ore per cercare di finire il gioco. Vi sentirete veramente Hulk e in grado di poter fare qualsiasi cosa. Metal Gear Solid Revengeance. Questo gioco era difficile, magari all'inizio nemmeno tanto, ma dopo un po' mostrava un livello di difficoltà davvero sin troppo elevato, specialmente perché avevo un'età troppo giovane per capirlo ai tempi. È uscito nel 2013, con uno sviluppo un po' travagliato. Prima era in mano a Kojima Production, poi è passato ai Platinum Games e non mi dispiace per niente. Anzi, devo dire che hanno creato uno dei migliori action di tutti i tempi. E indovinate un po', sottovalutato pure questo. Parla di uno dei personaggi del mondo di Metal Gear più fighi in assoluto, cioè Raiden, che è un cyborg ninja. Cioè, devo dirvi altro, un fottuto cyborg ninja con una forza disumana, in grado di sollevare bestioni dalle dimensioni ultrafotoniche. Anche in questo caso la storia non era poi tanto interessante ed è stata abbastanza ignorata, ma il gameplay e i nemici erano tutt'altra storia.
la velocità a cui bisognava giocare rischiava seriamente di aumentare i riflessi di chiunque, o di far venire un attacco epilettico. E a volte bisognava rifare un punto anche una decina di volte prima di riuscire a battere tutti. Si può trovare facilmente online a prezzi molto bassi. E se volete sentirvi dei veri boss, allora questo è il gioco che fa per voi, pieno di spettacolari combo e altre cose incredibili. In mancanza di nuovi Ninja Gaiden, credo sia davvero un'opportunità imperdibile. The Elder Scrolls 5 Skyrim. In tanti come me stanno aspettando un nuovo capitolo, ma tutti quanti sappiamo una cosa: The Elder Scrolls 5 non ha ancora finito. La particolarità di questo gioco è il fatto che sia praticamente senza conclusione, non soltanto per via di una longevità senza pari, ma anche grazie alla community di modder instancabili che tirano fuori interi nuovi capitoli, aree, missioni e non roba da poco. Cose che potrebbero essere vendute come giochi a parte. All'inizio il gameplay sembrerà un po' strano per i neofiti, e il combattimento impegnativo, ma una volta presa in mano la situazione vi sentirete dei veri dei, capaci di uccidere draghi come niente. Io dopo un po' di ore riuscivo ad abbatterli senza nemmeno curarmi tra un po'. La parte migliore è che sarete pure in grado di decimare interi villaggi e nessun mostro umano riuscirà a scalfirvi. L'importante è arrivare fino alla fine del gioco in modo da capirne appieno l'essenza e capire anche come crearvi le armi e le armature più potenti. Devo dire però che ho mollato il gioco proprio perché ormai non morivo più nemmeno a farlo apposta. Killer is Dead. Se cercate un gioco dove premere tasti a raffica, ma non in modo stupido soltanto per fare lo stesso attacco in sequenza e sentirvi assassini con poteri a dir poco devastanti, e cosa più importante un finale che vi farà dire no, aspetta, non può essere, allora eccovi Killer is Dead. Un gioco spettacolare, con una buona varietà di boss e difficoltà. Non è piaciuto moltissimo in Occidente, specialmente in America, questo perché ha uno stile orientale che in patria è stato accolto positivamente, ma non compreso benissimo dal resto del mondo. Il videogioco è qualcosa di davvero originale, una cosa che non vedrete facilmente in altri giochi. Ok, magari non è adatto proprio a tutti, ma se avrete pazienza troverete una piccola perla. One Piece Pirate Warriors. One Piece è un manga davvero famoso e negli anni hanno provato a far uscire vari videogiochi, ma niente di eccezionale. Solo Pirate Warriors ha saputo dare un senso a questi videogiochi della serie, perché ripercorre sempre varie parti della trama originale e anche i personaggi con i loro poteri. Il problema è che è davvero troppo facile. Non c'è quasi mai alcun tipo di difficoltà ed è veramente ripetitivo. È un genere che in realtà va apprezzato. I Musou, o Bonzu, non so come dirlo, piacciono o non piacciono. Non c'è una via di mezzo. In questo One Piece vi sentirete invincibili, anche mettendo via il controller e quindi non muovendo il personaggio i nemici faranno fatica a uccidervi. In questo caso potete sentirvi veramente potenti, specialmente per il fatto che potrete utilizzare i vostri personaggi preferiti di One Piece. Io spammavo Zoro dalla mattina alla sera. Doom. Beh, c'è poco da dire in questa serie. Molti sicuramente la conosceranno e quindi saprete anche che spappolare il cervello dei demoni vi farà sentire come veri boss. Completamente da solo il protagonista riuscirà a far fuori legioni di demoni, con un arsenale di tutto rispetto. Cioè, è praticamente un esercito incorporato in un unico corpo. Può indossare un'armatura a vista strapesante e correre 60 km orari senza nemmeno avere il fiatone. Sta per uscire finalmente il nuovo episodio della serie, ancora più sanguinoso e spettacolare, per la gioia delle persone che vogliono semplicemente sentirsi onnipotenti. Katamari. Beh, magari non in tanti se lo ricorderanno, ma era giusto menzionarlo. Il principe della serie può sembrare innocente a una prima occhiata, ma scoprirete presto che non lo è poi tanto, visto che si porta dietro una palla chiamata Katamari che assorbe qualunque cosa sulla strada. Ehi, la grafica è colorata e gioiosa, ma immaginate di essere schiacciati da sto coso nella vostra città mentre state camminando normalmente. Sarete in grado di assorbire anche interi pianeti volendo. Un personaggio più potente non saprei dove trovarlo. Prototype. Questa serie è forse una delle migliori in assoluto per quanto riguarda il guidare un super personaggio in grado di devastare ogni cosa. Prenderò ad esempio il primo capitolo perché il personaggio è molto più oscuro, potente e cattivo del secondo. Alexander Mercer si è risvegliato in un obitorio senza ricordi o altro. Scappando affronta dei militari e scopre così di avere dei poteri fuori dal comune. Non solo fa dei salti da Hulk disumani, ma anche una forza e una velocità assurda.
Addirittura può anche assorbire le persone dentro di lui per leggere i ricordi di queste ultime. Avere qualcuno dentro non è il massimo, ma gli serve per ritrovare i suoi che sono andati perduti. Un'altra cosa bella è che stavolta, oltre a essere onnipotenti, sarete pure i cattivi. Meglio di così non potrei chiedere. Dopo il secondo capitolo la serie sembra svanita nel nulla, ma spererei tanto tornasse, perché non si vedeva un gioco così dai tempi di Hulk, Ultimate Destruction, che ho citato prima. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.